Veneto è la prima regione in Italia per numero di presenze turistiche, merito di tanti fattori. Tra questi ci sono sicuramente i prodotti alimentari che ci invidiano in tutto il mondo. Ogni luogo ha la sua specialità culinaria, ma il filo conduttore che unisce i territori dal punto di vista alimentare sono le persone che creano questi capolavori, gli artigiani. Sapori Italiani è il salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia, che è andato in scena alla Fiera di Longarone. Tra i protagonisti Confartigianato Veneto, che ha animato la fiera con laboratori di pasticceria, gelateria, cioccolateria e pasta fresca. Nonostante la crisi, il settore è in positivo, motivo in più per puntare sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. È un settore che sta ancora crescendo, che ha ampie possibilità di crescita e di occupazione, quindi a maggior ragione deve essere valorizzato. Soprattutto per far capire anche a chi ha paura di sporcarsi le mani che questa è una possibilità oltretutto di creare non solo lavoro ma anche reddito. Reddito importante perché vediamo poi cosa sanno fare e con quanta passione riescono a farlo. Dietro l'artigianato c'è un'organizzazione che riesce a superare o a far superare anche dei momenti difficili. Come? Beh, intanto l'unione fa la forza e questo non è da poco. Secondo, siamo in grado di mettere in mostra i prodotti artigiani. Terzo, siamo in grado anche di promuoverli all'estero, non solo in Italia. Quindi un'organizzazione che è capace di dare rappresentanza ma anche parte di economia. La regione sta facendo già molto per noi, l'assessore Coppola in particolare. E credo che se è qui anche per dare testimonianza che quello che fa l'artigiano, il prodotto artigiano, è essenziale per lo sviluppo del Veneto. Possiamo vincere la sfida di una ripresa e di una ripresa globale solo puntando sulla qualità, sulla straordinaria qualità dei nostri imprenditori prima di tutto, dei prodotti dei nostri imprenditori, e quindi io ritengo che su questo la Regione abbia un ruolo fondamentale proprio nel sostenere non solo da un lato gli imprenditori in questo momento che sappiamo essere difficilissimo dal punto di vista del credito, degli investimenti, ma dall'altra parte con normative, con provvedimenti innovativi che li preparino appunto anche a quel salto di quella cultura di impresa proprio per essere pronti al momento della ripresa. Ecco che da un lato la Regione e dall'altro Confartigianato del Veneto puntano a curare nei minimi dettagli tutto il settore alimentare, che può rappresentare una leva importante per l'economia di tutta Italia. Anche per questo motivo è nata l'Associazione per la tutela dei casunziei, i tipici ravioli delle valli dolomitiche. Questa associazione di produttori nasce nell'ultimo anno appunto per riconoscere ai produttori della Dina Dolomitica Veneta una peculiarità, un gusto, i segreti, gli ingredienti, perché noi usiamo tutti gli ingredienti a chilometri zero di questo prodotto, che può essere l'unico prodotto riconosciuto sia dalle Dolomiti UNESCO e sia dalla gente, dai valligiani, come prodotto tipico interamente fatto qui da noi.